SOS Setista da Sara si fa le mani per Natale. Ecco qui l'ultimo capolavoro. Guardate un po', fatto grigio fango con righina glitter in mezzo, divide il French fatto con il rosso. Mo Sara ci fa vedere come lo ha realizzato. Vero Sara? Sì, allora ora iniziamo con il pollice. Alla lunghia è stata già preparata, quindi abbiamo passato il buffer, il primer e il nail prep. Ora mettiamo l'altro primer, sempre LCN. Lungo tutta l'unghia, è l'importante non attaccarsi molto ai bordi, quindi intorno al giro cuticole dobbiamo fare molta attenzione a non attaccarci. Ok, beh, sotto. Sara, dai, dice qualche cosa che devi aprire sto canale, Sara, perché c'hai un sacco di richieste, Sì, a gennaio, che sicuramente sono più libera, anche io aprirò il mio eh? canale. Canale di ricostruzioni, gel, Semipermanente, sì. smalti Sì. semipermanenti. Ora a gennaio, che ho un pochino più di tempo, inizierò anche io il Brava mio Saretta, perché canale. te lo meriti, sei brava, sei una grande appassionata. Sì. E quindi ecco qua tutta la sfilza dei gel che Sara ha usato. Dice un po', Sara, questi gel. Allora, la base La grigia, base grigio è quello qui, fango. il grigio fango, poi abbiamo messo la parte del French, questo rosso che ha dei glitter all'interno, e poi per dividerlo abbiamo messo questo trasparente con glitter multicolori. Bello, sì. Sì. Eravamo molto indecise tra l'argento e l'oro, però abbiamo optato per questo più Multicolore, esatto. multicolore e più naturale, insomma. Che fa sicuramente più luce. Anche, sì. Questo è il suo beauty con tutta la raccolta di gel, c'è di tutto e di più. Mi pare giusto che sia molto attrezzata, brava Saretta. Sì, questi sono i colorati, i gel colorati, mentre questi sono i semipermanenti. Al momento ne ho ancora pochi Ah, perché li sto ok. testando e Cioè. comunque mi ci trovo già molto bene. E certo, questo French me l'ha suggerito Sara, visto che è Natale, insomma, diamo un tocco di festa anche a queste mani. Ok, ora facciamo la struttura. Utilizzando sempre gel LCN. Abbiamo detto sono i migliori, ragazzi. Sti gel durano anche 40 giorni senza né vedere né toccare mai l'unghia. Te la scordi con la LCN? Puoi urtare, puoi fare tanto di più, Sì, rimangono intatte. sono gel molto validi, sì. Le unghie sono le mie, ragazze. Finalmente, da quando non lavoro, posso farmi crescere le unghie. Cos'è questo baccano? È il tuo gatto? C'è il gatto? Eh sì. Che sta rovistando in mezzo alle buste? Un po' birichino. Io c'ho il coniglietto. Coniglietto mio Neve. Bello bello, che ieri l'ho messo su YouTube. Sì, l'ho visto, molto bello. Ok, sotto il lampada. Ok, diciamo che me le volevo fare rosso e viola, lo sapete, sa? Che io so pazzariella. Guarda che bei colori, come si fa a decidere poi quale fare realmente? Perché con questa vasta gamma di colori, veramente, io me li farei tutti insieme.
Sì, sono troppo belli. C'è questo rosa qui, questo con il French, quello era questo? Quale tu dici il Tipo numero? camouflage questo, il Sì, quello è 3. il numero 3, Il sì, è un numero colore. 3 con il French davanti, prima o poi me lo farò. Io non sono amante del French, però con quella base di rosa penso Sì, proprio di esatto. sì, eh. È un colore molto neutro, elegante, sì. Ora sgrassiamo l'unghia. Le ho fatte a mandorla, come potete vedere, basta con sto quadrato. Ora? Ora diamo una piccola, le accorciamo un pochino, Piccola limatina. piccola limatina, sì. Stasera tra una tombola e l'altra mi porteranno anche fortuna, cavolo, eh? Rosso Già. Natale porta fortuna. Ma basta che ci porta tanta salute e tanta serenità, ragazze. Eh? Vabbè, pure una vincitina la che ci dispiace, eh? Il tempo, quanto ci abbiamo messo a fare queste In 2 ore. unghie? Beh, abbiamo dovuto anche rimuovere tutto lo smalto Esatto. semipermanente sotto, ci avevo pure una rimanenza di gel. Un paio di ore. Nighthawk. Ora opacizziamo, altrimenti il gel colorato non attacca. Quindi si deve opacizzare bene. Proviamo la polvere. Ha finito sto gatto, deve rovistare. Ok, ora mettiamo la nostra base, quindi il grigio fango. Tutta l'unghia, che a me piace così. Ha finito di fa sto casino sto gatto, proprio un birichino Ok, andiamo sotto sotto. la lampada. Vedete che bello. Ok, quanto tempo sotto la lampada, Sara? Per 1 minuto. Un minuto. Ah, adoro questo grigio fango, io mamma mia, che bello, con il rosso proprio un vero e proprio accoppiamento, eh? Sì, poi Bello. questo rosso è molto bello perché all'interno ha dei piccoli Anche se glitter. mo, da qua non si vedono, vediamo un po' se dopo si riescono a Forse vedere, perché c'è poca luce. eh? Questa è tutta in gel. Sgrassatore e gli attrezzi, pennelli vari. Basta. Ok, dammi. Ah, un'altra passata Sì, di seconda grigio. passata. Di grigio fango. Din don da, din don da, din don din don da.
È Natale, questo lo posto subito, come arrivo a casa lo metto per voi, amiche mie. anche sulle punte. Idea gel natalizio. Anche sulle punte, giusto? Ok, vai di nuovo Subito, sotto. sotto. Questo intanto lo possiamo chiudere, non ci serve più. Mo' il rosso con che lo utilizzi? Fai vedere. Non usa il pennello. No, lo mettiamo con lo spot. Che viene un lavoro più preciso. Sì, esatto. E non viene irto, poi insomma No, no, riesce. questo lo utilizzo anche per fare la linea del French. Ok. Din don dan, din don dan, din Ok, don dammi. din don dan. Ora facciamo la linea del French, fammi vedere il verso. Ok, la riga qui, anche se non viene molto precisa, non ci preoccupiamo molto perché poi comunque va coperta con il glitter. Certo. Ok, vai sotto. Quanto tempo, Sara? E per i colorati sempre un minuto. Un minuto, ok. Un minuto di lampada ultravioletto. Dove vai stasera, Sara? Per Natale? 24? Stasera vado a casa di mia suocera e mio suocero con il mio fidanzato e un po' di parenti. Che bello, giocate a tombola? Sì, sicuramente sì. Pure noi, tanto tanto tanto. Ci piace proprio. Sì, quindi Tombola! cenone a base di pesce e poi sì, sicuramente si gioca aspettando la mezzanotte. Sì. Mo' adesso dove stanno i glitter? Ah, già sei Eccolo pronta, qui, vedi sì. quanto è bello. Questo è un multicolore, è molto bello, lo utilizzo molto anche per l'estate, fa tantissima luce. Sempre LCN? No, questi diciamo sono i colorati, utilizzo una Ah, marca tedesca. tedesca. Non ci siamo in questo momento. Non possiamo rispondere. E la marca tedesca, quella sempre degli anche Bushman. Bushman, anche smalti Dei semipermanenti, semipermanenti. sì, esatto. Ok, si deve spegnere la lampada. No, no, mo pochi secondi e la togliamo noi. Al momento l'ho messa senza timer. Ok, dammi pollice. Qua Ok, sta il vai telefono. sotto. Quanto tempo? Sempre per un minuto.
Un minuto, hai visto che si dilatano, la riga del French glitterata si dilata, va, perché faceva caldo, perché abbiamo l'aria condizionata accesa. Con il caldo, sì. Però va bene, in quel caso sì, ci aiutiamo ripulendolo con la parte pulita. Eh sì, certo, ci dobbiamo aiutare. Sì, sì. Certo, certo. Durante il tempo di posa, capito? Che si fa? Din don dan, din don dan, din don, din don dan. La magia del Natale, ragazzi. Sto tempo vola, godiamoci attimo per attimo, un giorno alla volta. Adesso? Ok, adesso sigilliamo con il lucido e il sigillante. Sempre LCN? Che... No, questo qui è la Joliet. Quello perché... dicevi che è fantastico, esatto, rimane lucido, sì, intatto. Questo per 4-5 settimane rimane benissimo, no? Non si graffia, non si opacizza, ci trovo molto bene. Ok, quindi la passiamo su tutta l'unghia. Ovviamente sigillando anche qui la punta. Ok, di nuovo sotto. Quanto tempo? Questo 2 minuti. Sì. Che famo? Vogliamo intanto farle vedere tutte. Brava, sì, tieni, fallo tu. Ok. Tanto devi guardare lì dentro. Questo è il lavoro terminato. Bellissime, direi. Proprio fine, questi due colori accoppiati, sì, stanno, sì, da Dio. Pollice. Se vuoi direi fare anche quella, le facciamo vedere un attimino tutte insieme e poi rimetti, sì, dentro solo pollice. Facciamo così. Ecco qui, questo è il lavoro, sì, terminato. È molto, molto bello, molto, sì. Molto scena, sì, 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 sì. Va bene, ora di nuovo vi sotto, sì, solo pollice. Un saluto. Ciao ragazzi. Senza trucco, che è brutta. Senza trucco per te. Na 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 stasera. Me metto le ciglie finte, ragazze. Stasera ciglie finte per me. Già le ho messe ieri, è stato un successone, devo dire. Poi vi faccio vedere come me le metto, che trucco uso. Sempre in modo naturale, eh? No scenografo, perché comunque esco, si va in giro, si va a fare la spesa. Troppo troppo pesante, a me non piace il trucco, poi c'ho sempre una certa età, ricordamoselo, eh. Va bene, sono passati questi 2 minuti. No, ancora qualche secondo. Qualche secondo. E voilà, il gioco è fatto. Ai, e sto gatto, ma proprio adesso sto gatto si deve mettere a giro, non ho capito. Poi aspettare un attimino che abbiamo terminato, gattino. Miau. Sì, sì, miagola. Purtroppo è indisciplinato. Mo ti riprendo, eh. Faccio vedere il gatto qual è, faccio vedere, eh. Certo è un bel investimento hai fatto, Sara, con questo beauty. Sì. Bella questa valigia, dove l'hai presa? Questa l'ho presa a un negozio su... sempre dalle parti di Portonaccio dove ho fatto il corso. Ah, che vende attrezzature per... Sì, sì, sì. È vicino dove ho fatto il corso, non proprio al negozio, la Romanel Academy. Di vicino c'è un negozio che vende tutti, certo, mi pare giusto, l'ha aperto nel punto giusto il negozio. Sì, va bene, sarà forse 2 o 3 chilometri, comunque la zona è sempre lì. Anche alle fiere, ci sei stata mai alle fiere? Sì, 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 assolutamente.
lì conviene fare acquisti perché comunque c'è sempre in genere lo sconto del 20%. Sì, Sì. certo, nelle fiere si risparmia. Sì. Però purtroppo di questa grandezza alla fiera non l'ho trovata e quindi Ah, sono ecco. dovuta andare E al come mai? negozio. C'erano tutte misure un pochino più piccole, comunque colori che non mi piacevano, io invece lo volevo così, lilla. E alla fine sono andata al negozio a prenderlo, però è molto comodo. Sì, basta. Ok, puoi toglierlo. Ora mettiamo l'olio sulle cuticole. Dappertutto. Poi la possiamo spendere.